Buona domenica a tutti, ben trovati. Lo avete sentito, siamo ancora nella morsa di Cassandra. Tutta la regione, vento forte e pioggia potrebbero essere la causa di un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo nel Casertano. Il nubifragio ha colpito soprattutto le zone costiere. Il tempo è in peggioramento, allora vediamo la situazione con Diego Dionoro. È ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, c'è da capire se si sia trattato di un colpo di sonno o della perdita di controllo della vettura a causa della pioggia. Sta di fatto che ieri notte ha perso la vita Antonio Passaretti, un uomo di 42 anni di Carino, la Caserta, che è andato a finire in un canalone che scorre al lato della strada provinciale che attraversa il comune di Cancello e Arnone. Per tutta la mattinata poi i vigili del fuoco e una squadra di sommozzatori hanno cercato nell'acqua melmosa a 2 metri di profondità se ci fosse anche un'altra vittima, forse una donna, dal momento che nella vettura dell'uomo è stato trovato un paio di stivali femminili. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Tragedia sfiorata anche a Bacoli, vicino Napoli, dove una ragazza di 26 anni è rimasta ferita per lo scontro della sua auto contro un albero caduto in via Cornelia dei Gracchi. Molti gli interventi simili dei vigili del fuoco in città e in provincia, con alberi per lo più marci, sradicati dal vento. Maggiormente colpiti i comuni del Vesuviano, nel Golfo di Napoli, collegamenti a Singhiozzo. Anche se calata la forza del vento rispetto a ieri, le condizioni meteo si presentano ancora avverse e in via di peggioramento.